c'è un mondo da dire. Quando guardo questi luoghi, la cosa più grande è aver fatto tutto con niente, veramente con niente. L'acquacultura, a nostro modo di vedere, è una cosa che andrà preso a modello, questo tipo di lavoro. Piccoli impianti, chilometro zero e compatibili con l'ambiente. Noi impieghiamo quasi 30 mesi per raggiungere le taglie per la commercializzazione. Abbiamo una bassissima densità, ci siamo certificati anche bio. Accresciamo il pesce in maniera molto lentamente e lo vendiamo totalmente in Toscana. Siamo dentro un parco marino protetto. Oggi il parco è molto contento della nostra esperienza. L'innovazione per noi è sempre stata il massimo, il fulcro di tutto. I sistemi di somministrazione del mangime che non sprecano nemmeno un chicco di mangime nell'ambiente. Con i FEAMP abbiamo fatto un impianto fotovoltaico da oltre 30 kW e usiamo tutta energia rinnovabile, in più degli abbattitori per fare un prodotto iperabbattuto di altissima qualità. E diciamo, sono tutte cose che se non avessimo avuto questi aiuti sarebbe stato impossibile. Questi aiuti comunitari, che per noi sono stati una linfa vitale, siamo riusciti a mettere in piedi un elemento trainante per l'economia dell'isola, per i giovani. Io sono originario di quest'isola e è una cosa bellissima fare un'attività del genere nel posto che si ama. Questo è un grandissimo vanto della nostra cooperativa, perché permette non solo di dare lavoro alla gente dell'isola, ma anche di sviluppare l'isola stessa, che è un'isola comunque fatta di 150 abitanti, ed è importante anche che 10 ragazzi giovani abbiano la possibilità di lavorare e crearsi una famiglia sul posto. Tutte le difficoltà che l'isola ci ha posto le abbiamo cercato di risolvere con sacrificio, con innovazione e con perseveranza. La necessità aguzza l'ingegno, e questa è un'isola dichiarata Smart Island, e le nostre buone pratiche, come quelle di tutte dell'isola, ci portano in una direzione ecosostenibile al massimo. Quello che più mi fa piacere veramente è che potremo lasciare a questi ragazzi un modo di lavorare sull'isola con tenacia, ma con una qualità della vita secondo me imparagonabile. E dimostriamo ampiamente che si può fare impresa senza deturpare l'ambiente. E questa è una cosa che ci inorgoglisce molto.